Parliamo di insonnia. Dormire bene e le ore necessarie è fondamentale per mantenersi in salute. Tuttavia, però, non tutti riescono a farlo. Infatti, tantissime persone, no, mi dicono: io non riesco a dormire, ho problemi ad addormentarmi, soffro di insonnia. Quindi questa situazione riguarda tantissime persone e si manifesta infatti l'insonnia in diversi modi. Per esempio, c'è chi fa fatica ad addormentarsi, no? Si mette a letto e si gira e rigira nel letto, addirittura si dice, no, che uno deve contare le pecore, oppure si sveglia più volte durante il sonno, quindi non ha un sonno continuativo, oppure magari si sveglia troppo presto rispetto alle ore che in realtà uno dovrebbe dormire. Quindi, per provare a contrastare questo disagio, l'Università di Harvard ha ideato un metodo, è stato chiamato 478, che promette di far addormentare, quindi è una promessa, ovviamente va anche sperimentata, di far addormentare qualsiasi persona in meno di un minuto. Ma andiamo nel dettaglio. Che cosa consiste questo metodo 478? È una tecnica di respirazione ispirata allo yoga ed è una meditazione, cioè nel senso che è ispirata allo yoga e anche proviene dalla meditazione, no? Quindi gli studiosi che cosa hanno fatto? Hanno messo a punto proprio questa strategia per fare addormentare le persone, o dovrebbe aiutare le persone che soffrono problemi di insonnia o soffrono, hanno problemi proprio ad addormentarsi. Questo dovrebbe aiutare queste persone. Cosa hanno fatto, in poche parole? Si sono basati su una teoria, quindi una teoria di un medico del prestigioso ateneo statunitense, Andrew Weil. Il professore Andrew Weil cosa diceva? Che il sonno sarebbe una vera e propria arte, che però necessita di essere coltivata, come tutte le azioni o le belle, buone o brutte abitudini, diciamo le belle abitudini devono essere coltivate. E quindi da quelle iniziali idea è nato questo metodo, che consiste nel distribuire in 57 secondi alcune azioni ben specifiche che dovrebbero accompagnare le persone proprio serenamente ad addormentarsi, quindi passare dalla veglia al sonno. Quali sono queste azioni da compiere per mettere in pratica questa tecnica? Inspirare per 4 secondi, trattenere il respiro per 7 secondi, espirare per 8 secondi. E ripetere questa sequenza almeno 3 volte per un totale di 57 secondi, a seguito dei quali ci si dovrebbe addormentare. La differenza principale con lo yoga è che mentre nella disciplina orientale si alternano profonde espirazioni al trattenere il respiro dalla successiva ispirazione, in questo caso per addormentarsi si dovrebbe respirare con il naso per 4 secondi, trattenere il fiato per 7 secondi e espirare poi con la bocca per altri 8 secondi. In che modo dovrebbe agire il metodo 478, che è un tipo di respirazione che porta il fisico a rallentare progressivamente, a diminuire la produzione di adrenalina? In questo modo ansia, nervosismo e respiro affannoso dovrebbero sparire. Perché ciò avvenga, ogni passaggio deve essere svolto attentamente. Quindi la fase più importante del metodo sarebbe proprio la seconda, perché trattenendo il fiato il corpo prende ossigeno. A rendere questa tecnica efficace è anche il fatto che concentrarsi sulla respirazione generalmente dimostra effetti benefici sullo stress e sulle frustrazioni, perché
perché ci si obbliga a staccare il cervello dalle preoccupazioni quotidiane e a dedicare del tempo a se stessi in relax. Perché se uno è concentrato sulla respirazione, magari si leva dalla testa tutti quei problemi. Infatti, Wales asserisce che il flusso controllato di ossigeno che attraversa il corpo può aiutare la mente ad allontanare i pensieri negativi che, soprattutto in momenti di forte stress, il sistema nervoso fa fatica a silenziare anche quando cerca di addormentarsi. Quante volte abbiamo i problemi e non riusciamo a dormire? E infatti questo ci causa l'insonnia. Però prima ancora di pensare a come combatterla, è fondamentale chiedersi perché si soffra di insonnia. E se esistono e se ci sono, e sicuramente ci sono, cause scatenanti che possono essere combattute. Quali sono le cause più comuni? Sono l'ansia, la depressione, lo stress acuto, l'uso di determinati farmaci o droghe o anche l'abuso di alcol. La menopausa, per esempio, non aiuta. Problemi alla tiroide, stile di vita o alimentazione errati, che sono fattori che non aiutano, oltre magari a un ambiente lavorativo non sereno, il russamento e la presenza di apnee notturne che comunque fanno parte dell'alimentazione sbagliata. Oltre alla tecnica 478 ci sono altri modi per provare a contrastare l'insonnia, infatti, e cioè fate attenzione all'alimentazione. Esistono cibi che facilitano il sonno in modo naturale e che invece altri, e soprattutto se assunti nelle ore serali, possono renderlo complicato. Quindi nelle 4 ore prima di andare a dormire, ad esempio, meglio stare alla larga da quelli molto pesanti, cibi pesanti, piccanti, fritti o molto zuccherati, da eliminare anche l'assunzione di caffeina e alcol, evitandola completamente nelle ore prima di andare a dormire. Anche il fumo, ragazzi, non aiuta. Andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora, questo potrebbe essere un buon metodo. Anche se nei weekend la tentazione è quella di posticipare il suono della sveglia per garantire magari il sonno più possibile armonioso e quindi scongiurare l'eventualità di incorrere nell'insonnia, è utile andare a dormire e alzarsi dal letto sempre o quasi sempre alla stessa ora. Inoltre, magari prima di coricarsi e rilassarsi, dovete pensare di rilassare il corpo e la mente. Quindi dedicarvi una piccola routine di benessere fatta di azioni piacevoli e poco impegnative a livello di dispendio energetico, come per esempio fare un bagno caldo. Un bagno caldo aiuta, un buon libro, praticate yoga, rendere la zona del riposo assolutamente più confortevole. Quindi per dormire bene l'ambiente circostante è fondamentale. Il primo passo per rendere un luogo confortevole nel quale si va a dormire è quello di dotare magari il letto di un materasso comodo, di cuscini e biancheria del letto sempre puliti, un po' di gocce di lavanda e ovviamente le luci della stanza dovrebbero essere sempre ridotte al minimo. Non aumentate la temperatura al di sopra dei 18 gradi e ragazzi, dovete spegnere il PC e il cellulare. La luce blu dei device tecnologici ai quali siamo costantemente esposti durante il giorno interferisce con il ritmo di sonno-veglia. Quindi, per questo motivo, per combattere l'insonnia, è consigliato smettere di utilizzare questi cellulari e questi PC prima di andare a letto, almeno un'ora prima, e non metteteli in camera. Se avete la sveglia nel telefonino, non la utilizzate. Comprate una sveglia, quella vecchia, quelle quando non c'erano i telefonini, la mettete vicino al comodino. Allontanate i cellulari, allontanate da Facebook, levatevi ste notifiche e mettete i telefonini lontani dal comodino. Speriamo almeno di riuscire in questo a combattere un po' l'insonnia. Se vi è piaciuto il video, campanellina, mettete un like e iscrivetevi al canale YouTube.